Immagini dedicate ai giovani piloti della 8° di litro, la classe 125, con la pole position staccata dopo il doppio turno di qualificazione dal numero 55 Tamburini. Secondo miglior tempo per il 22 Bianchi, quindi 2 Aprilia in prima fila, che sono accompagnate anche da Danese numero 19 e da Palumbo numero 34, sempre sulle motociclette della casa di Noale. Si va dunque con la partenza a semaforo verde ed è subito battaglia per andare a staccare ovviamente il primo posto. Andiamo a vedere dunque chi è il concorrente più veloce che giunge dalle primissime file. Si tratta del pilota numero 15 che è portato davanti a tutti, Fiorenzo Donetti, che sta tirando il gruppo e poi il ventaglio alle sue spalle. È lui che sta spingendo mentre gli inseguitori ovviamente rallentano la corsa per l'esposizione della bandiera rossa. Questa dunque è la seconda partenza dopo la scivolata nel corso del primo giro di Mattia Tarozzi con la Honda e di Luca Verdini con l'Aprilia, hanno costretto il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa. E adesso è sempre lui, Danese, che fa l'andatura, ma dietro si sta avvicinando in modo pericoloso proprio quel Tamburini. Un Tamburini davvero in splendida forma, quello che si è visto sul circuito riminese di Misano Adriatico. Siamo al traguardo, ecco intanto Tamburini che va a vincere in seconda posizione la volata. Premia Bianchi, in terza Groschi, in quarta Lombardi, poi Barone, Fratticci, Boscoscuro, Felice e Rossi. E questo dunque l'ordine d'arrivo per quanto riguarda la combattuta classe 125. Il campionato ora con Baroni leader con 83 punti, con 68 abbiamo Groschi, in terza posizione Conti con 65 e poi andiamo con Bianchi in 41 punti in quarta posizione.